unico baluardo per la salute nell'area nord della provincia, struttura cuscinetto tra Napoli e Salerno, ma lasciato solo al suo destino. Da Salerno nessuno appare interessato a dare sollievo ad una bomba d'orologeria vicina alla deflagrazione. Parliamo dell'Umberto I. I problemi che lo affliggono sembrano dipendere solo dai vertici di Viale San Francesco. Almeno così è stato finora. Dopo la decisione di chiudere il Mauro Scarlato c'è stata una deriva che ha solamente peggiorato lo stato già molto precario del nosocomio nocerino. La gatta da pelare passa ora dalle mani di Maurizio Bortoletti a quelle di Antonio Squillante. Se finora però non sono state trovate soluzioni alle tante criticità della struttura ospedaliera, o almeno così appare dai tanti disagi che si vivono tra le corsie, la gestione ordinaria dell'azienda sanitaria dovrebbe e potrebbe fare più chiarezza. Tanti i problemi, in primis quello del personale. Mancano medici e soprattutto infermieri. Le divisioni più bisognose sono quelle dell'area materno-infantile. Tin ed ostetricia sono in affanno. Nonostante tutto, svolgono a ritmo serrato il loro compito. La terapia neonatale sta tirando un sospiro di sollievo grazie ad una unità trasferita dal reparto di otorinolaringoiatria, che in questo periodo riduce le attività perché non si è riusciti a coprire i turni degli anestesisti a causa delle ferie e del riposo anestesiologico. Ridotto dunque il lavoro dall'1 al 27 agosto per questo reparto. Crisi nera al pronto soccorso, in questo caso poco personale e tantissimi utenti, decine di accessi ogni giorno fino a tarda notte. Il 90% poi arriva in automobile, difficile quindi controllare e selezionare. Tutti vogliono entrare subito, tutti vogliono un medico ed un infermiere. Finora si è tentato di tamponare, ma per quanto tempo ancora lo si potrà fare?